punta a fare un ottimo campionato, tanto che infatti ci sono accostati alla Viterbese e poi anche nei fatti, comunque con i colpi, dei giocatori che sembrano comunque dimostrare il fatto che la Viterbese voglia aumentare comunque un po' l'obiettivo e le prospettive. Una Viterbese che vuole puntare comunque ad arrivare ai playoff in maniera stabile e fare un ottimo campionato, perché arriva un giocatore di altissimo livello per la categoria, che viene da una stagione fantastica con la maglia dell'Ancona Materica, perché arriva Calcagni. Stiamo parlando di un attaccante comunque di un centrocampista, scusate, classe 94, che firma un biennale con la Viterbese. È un centrocampista di altissimo livello che ha partecipato tante volte al gol comunque durante la stagione comunque in casa Materica, durante la scorsa stagione. Ripeto, stagione spettacolare per lui, così come Vario Leonetti, Calatola Turris e tanti altri giocatori. Ma Calcagni è un ottimo colpo, veramente un grandissimo colpo che va a rinforzare la Viterbese anche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista qualitativo. Veramente per i prossimi 2 anni sicuramente può disporre di un centrocampista di alto livello, che magari non ha un nome incredibile, però viene da una stagione fantastica e sicuramente può comunque nel girone C riconfermarsi, che comunque è diverso rispetto al girone B in cui ha militato, però è sicuramente un profilo di alto livello che può comunque confermarsi anche. Può comunque confermarsi anche in quel di Viterbo. Andando avanti, rimanendo nel girone C, ufficialità in casa Catania, perché Baldini è il nuovo allenatore. Bene di conto per lui, quindi Baldini sarà colui che dovrà comunque portare un Catania ai playoff. Ormai è un Catania che si sta sempre più ridimensionando, visti i problemi societari, Tacco Pina che ormai ha chiuso comunque l'acquisto della SPAL, e poi magari ne parliamo in un prossimo video se arriverà l'ufficialità in tempi brevi. Ma a parte questo, comunque, per quanto riguarda la panca, Baldini sicuramente rappresenta una certezza. Un allenatore, mi ricordo, voluto comunque anche da Catanzaro prima che arrivasse Calabro. Comunque si parlava di un interessamento per lui, ed è sicuramente un allenatore che può far bene comunque in quel di Catania e può comunque portare il Catania comunque a lottarsela per i playoff. Ripeto, i problemi societari sono comunque problemi importanti. Il Catania comunque si è iscritto, quindi parteciperà al campionato di Serie C, ma con dei problemi comunque a livello societario ed economico importanti che potrebbero causare delle difficoltà comunque durante le sessioni di calcio mercato. Quindi magari non farà uno squadrone. Questo è un po' il discorso, però comunque Baldini può sicuramente lavorare con un materiale importante e provare ad arrivare ai playoff. A questo punto continuerei con un'ufficialità in casa Albino Leffe, perché diverse uscite, vista la grande stagione fatta, tanti giocatori che hanno brillato che vanno via, ma c'è un secondo rinnovo. Dopo quello di Cori, che ha rinnovato comunque qualche settimana fa, rinnova anche Riva, difensore classe 90 che firma un annuale con Albino Leffe. Un difensore che non mi dispiace, l'ho visto giocare diverse volte con la maglia dell'Albino Leffe, soprattutto comunque durante il post-season, nei playoff. E alla fine un difensore comunque di livello per la categoria, che comunque ha esperienza, è ormai un 31enne, è comunque, può giocare comunque anche come terzino, comunque fa bene la fase difensiva. Tra l'altro è arrivato anno scorso, 2 anni fa, dal Monza, quindi comunque ha passato anche comunque, ripeto, ha comunque avuto delle esperienze in una comunque piazza importante. Di conseguenza alla fine sicuramente è un rinnovo importante per il prossimo anno, quindi probabilmente poi l'anno prossimo andrà a scadenza e si svincolerà, però sicuramente per la prossima stagione può comunque dare una mano importante all'Albino Leffe. E continuerei con un colpo in casa reggiana, la reggiana di Diana, che punta comunque alla vittoria del titolo, dichiaratamente a ritorno in Serie B. Arriva un difensore anche qui di esperienza, così come Riva, classe 90, anche lui difensore, e firma un biennale con la reggiana, cioè Luciani, come dicevo, quindi classe 90, giocatore comunque che ha giocato anche a Monopoli, a Salerno, a Gubbio, comunque ha avuto diverse esperienze importanti, di ottimo livello per la categoria. Arriva comunque da un passato molto vicino, cioè dalla scorsa stagione comunque all'Arezzo, dove comunque ha visto una parentesi abbastanza negativa vista la retrocessione, ma è comunque un difensore di categoria importante, ha esperienza e comunque può sicuramente far bene con la Reggiana di Diana, che, ripeto, punta comunque a vincere il campionato. E a questo punto continuerei comunque con il parlare di un rinnovo in casa a Pontedera, perché ufficiale Caponi rinnova con la Pontedera, centrocampista classe 88, che firma un annuale con il Pontedera, quindi discorso simile a quello di Riva, giocatore di esperienza, che comunque rappresenta una conferma importante vista la prossima stagione, perché comunque
è un uomo spogliatoio, comunque può sicuramente far bene. Sono comunque tantissimi anni che, diversi anni che comunque è a Pontedera. Di conseguenza, per il prossimo anno importante, poi l'anno prossimo molto probabilmente si svincolerà e comunque vedremo poi quello che sarà il suo futuro. Ma comunque, a livello di esperienza, per anche far crescere gli eventuali giovani che possono arrivare o che già comunque sono in rosa, sicuramente importante. Ok. Andiamo avanti, direi che possiamo parlare di altre due o tre notizie, dai, facciamo magari tre, dai. Perché parliamo di un colpo in Casalecco, perché ufficiale arrivo di Enrici. Stiamo parlando comunque di un difensore classe 2001, che firma un triennale con l'Eco, arriva a titolo definitivo, ed è un colpo importante secondo me, perché comunque è un under di grande prospettiva. Ex San Benedettese, stavo dicendo San Benedettese, ha comunque militato nella Samb fino alla scorsa stagione, poi comunque è nato, dato in scadenza, credo comunque sia svincolato, o no, penso sia stato acquistato proprio dalla San Benedettese. Ma comunque, a parte questo, è un difensore comunque già buono in prospettiva, cioè già buono comunque nel presente, ma anche in prospettiva, è un 2001, quindi può crescere tranquillamente, e secondo me è un difensore che è da tenere d'occhio, secondo me può far bene comunque in futuro, e il Lecco ha fatto un colpo di livello, secondo me, per la categoria, assolutamente assolutamente buono, quindi sicuramente per me può fare comunque molto molto bene con la maglia dell'Ecco, quindi attenzione a questo colpo che potrebbe essere molto interessante in futuro. A questo punto continuerei comunque con un rinnovo in casa Cesena, perché rinnova Nardi, portiere classe 86, che firma un annuale con il Cesena, quindi così come per Riva, così come per Caponi, andrà comunque in scadenza la prossima stagione, quindi penso si svincoli. Comunque un portiere di grande esperienza che ha fatto tantissime esperienze comunque nel corso della sua carriera e sicuramente come titolare, ma eventualmente anche come riserva per far crescere comunque il portiere che gioca titolare, quindi per farlo crescere comunque sicuramente importante. Un rinnovo comunque importante, scorso campionato comunque ha giocato sempre titolare, potrebbe comunque riconfermarsi anche il prossimo campionato come titolare, ripeto, ma è un rinnovo assolutamente importante, quindi conferma fondamentale in casa Cesena. E direi che possiamo chiudere con un'ultima ufficialità, questa in casa Carrarese, perché arriva ufficialmente Battistella, giocatore che comunque centrocampista che arriva in prestito, nello specifico comunque dall'Udinese, giocatore comunque che tra l'altro ha vissuto anche un'esperienza comunque l'Udinese prima squadra, poiché viene dalla Primavera, visto che è un classe 2001, però è stato anche aggregato alla squadra di Gotti. Non ha fatto presenze comunque in Serie A, ma comunque si è allenato con i grandi, quindi comunque sicuramente questo non dico che è quanto giocare, però comunque allenarsi con i vari De Paul eccetera sicuramente è un aspetto molto molto importante che per la crescita di un giovane quale può essere Battistella. Quindi andrà a Carrara in prestito, quindi con queste esperienze, ed essendo comunque un 2001 può far molto bene comunque già nel presente, ripeto, ma anche in prospettiva, quindi un colpo secondo me molto molto interessante in casa Carrarese. E attenzione anche a questo Battistella, che comunque potrebbe confermarsi alla fine una buona mezzala, che comunque ha anche doti di palleggio, quindi sicuramente un colpo di ottimo livello comunque per la Carrarese, che zitta zitta comunque i suoi colpi li sta facendo sia d'entrata che anche poi in uscita. Comunque diversi giocatori, gli esuberi, i giocatori che giocano meno, se ne stanno andando, quindi a questo punto mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!